Gli smartphone, tutti ne abbiamo uno e molto probabilmente ce l'hai in mano in questo momento, o se no è sicuramente nel raggio di 2 metri. Ora guardalo un attimo, non ti sembra uguale a tutti gli altri? Sì, perché in questo periodo gli smartphone sono veramente tutti uguali, ma forse non proprio tutti. Infatti gli smartphone di cui parleremo oggi sono totalmente diversi dal tuo, dal mio e da quello di chiunque altro molto probabilmente. Detto questo però devo avvisarvi che non tutti sono molto utili, infatti alcuni fanno quasi ridere onestamente. In ogni caso oggi parleremo dei 5 smartphone più strani del mondo. Ricordatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi se siete nuovi e se volete darci una mano condividete il video con i vostri amici. Lenovo C+. Durante il Tech World del 2016 Lenovo ha mostrato questo telefono, che non è altro che un grosso telecomando, volevo dire uno smartphone da polso. Il loro obiettivo è quello di... Boh, non ne ho idea onestamente. Non so a cosa possa servire una cosa del genere, almeno fatta in questo modo. Quello che so dirvi è che gli schermi pieghevoli stanno pian piano prendendo il sopravvento. Il problema è che lo schermo in sé non serve a niente. Bisogna trovare un modo anche per rendere pieghevoli tutte le altre componenti, il che non è affatto facile. Infatti per ora l'industria degli smartphone riesce a venire fuori solo con queste cacate qui, perché dai su, sembra un telecomando, no? Triple Display Flip. Quante volte vi è capitato di dire: ah, che palle! Quanto sarebbe bello avere uno smartphone con 3 schermi? Tutti i giorni, immagino, no, ovvio. Almeno questo è quello che hanno pensato prima di costruire il Triple Display Flip. Infatti questo smartphone non ha uno, non due, ma ben 3 schermi. L'utilità di questo oggetto è ancora in fase di sviluppo, infatti non hanno idea di cosa farsene. Per ora hanno pensato che fosse figo il fatto che si possa usare come portapenne. A Rubik's Portal. Come il Lenovo C+, anche questo è un telefono da polso, solo che è molto più figo da vedere ed è molto, ma molto più flessibile. Non sembra un telecomando snodabile. Inoltre è anche impermeabile. Però c'è solo un piccolo problema. Infatti nella pubblicità evidentemente abitano tutti in California o in luoghi dove c'è sempre caldo perché non c'è nessuno con le maniche lunghe. Oppure semplicemente non vogliono fare vedere che se hai le maniche lunghe è praticamente impossibile utilizzare il telefono in questo modo. Google Project Ara. Questo è probabilmente l'unico smartphone della lista che ha un perché. In pratica non è un vero e proprio telefono, ma un insieme di componenti che vanno a formare il telefono, infatti possono essere cambiati a piacimento. L'obiettivo è quello di diminuire il costo degli smartphone e il numero di rifiuti. Infatti, quando noi andiamo a cambiare telefono, lo cambiamo tutto, anche se magari l'unica cosa che volevamo migliorare era la fotocamera. Con il Google Project Ara, invece, possiamo semplicemente comprare la nuova componente, in questo caso la fotocamera, e rimpiazzarla con quella vecchia. Il risultato è che abbiamo migliorato il nostro telefono ad un prezzo bassissimo e soprattutto abbiamo creato pochissimi rifiuti elettronici. Drasphone. Con il tempo gli smartphone stanno sempre aumentando di dimensioni e per questo motivo è stato creato questo, che teoricamente è in grado di piegarsi come un foglio. È composto da uno schermo che può piegarsi di 180 gradi in qualsiasi direzione, rendendo il Drasphone uno dei cellulari più compatti. L'idea che sta dietro a questo telefono è sicuramente molto bella, però implementata in questa maniera a me onestamente non mi attira più di tanto. Ma questa chiaramente è una mia opinione, ditemi voi cosa ne pensate. E questi ragazzi erano i 5 smartphone più strani del mondo. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un mi piace, di iscrivervi, condividete il video con i vostri amici per darci una mano e se avete ancora tempo passate a vedere un altro nostro video.